Buonasera, benvenuti a questo secondo appuntamento del Maggio dei Libri. Secondo appuntamento di un'iniziativa a livello nazionale che inserisce la città di Augusta per la seconda edizione. In questa seconda edizione del Maggio dei Libri ben 13 appuntamenti. Questa sera riteniamo una presentazione d'eccezione nel campo dell'arte perché abbiamo con noi il professor Sergio Rossi dell'Università La Sapienza, che è ritenuto uno dei massimi esponenti sugli studi del Caravaggio, e avremo modo anche di apprendere quelli che sono stati anche le recenti scoperte, le recenti attribuzioni che il professore ha dato. Ringrazio il professore Paolo Giansiracusa, sempre al nostro fianco nel promuovere l'arte, la cultura, la tradizione. Lo ringraziamo per questa sensibilità nei confronti innanzitutto di chi vi parla, ma in maniera generale sensibilità nei confronti della città di Augusta. Grazie a lui se abbiamo potuto recuperare, restaurare diverse opere d'arte, diversi dipinti, diverse sculture. Saluto il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco ci raggiungerà, come sapete questa sera c'è un altro evento, è andato a portare il saluto ma ci raggiungerà prestissimo, e la collega Ombretta Tringali che è stata al mio fianco nel stilare, nel promuovere, nell'organizzare questa seconda edizione del Maggio dei Libri. Che dire del professore Sergio Rossi? Il professore Sergio Rossi è stato al fianco del grande Giulio Carlo Argan. Ieri sera abbiamo potuto conversare a lungo su quella che è stata la sua esperienza accanto a questo grande critico e storico dell'arte. E abbiamo avuto anche modo di scendere nel particolare di quella che è la Sicilia Augusta in maniera particolare su le opere di un altro allievo del Caravaggio, il Minniti, che è stato oggetto anche di lavoro, di studio da parte del professore Giansiracusa. Bene, questa sera saremo introdotti allo studio del Caravaggio, alle opere del Caravaggio, avremo modo anche di approfondire talune tematiche o, se volete, taluni attributi iconografici presenti nelle opere del Caravaggio e comuni a tante opere del Caravaggio. Detto questo, passo la parola alla collega Ombretta Tringali, assessore alle politiche dell'istruzione. Buonasera a tutti, benvenuti ai nostri professori. Come diceva prima l'assessore Garrabino, abbiamo quest'anno dato il via a questo Maggio dei Libri cercando di ampliare un po' la programmazione e far rientrare nella trattazione dei libri più argomenti. E uno che avevamo molto a cuore, sia io che l'assessore Garrabino, era appunto quello dell'arte. Quest'anno abbiamo coinvolto insieme all'assessore Garrabino il pubblico studentesco, questo perché soprattutto per questo incontro riteniamo che i ragazzi si arricchiranno dopo questa presentazione, soprattutto dopo quello che due luminari come i nostri ospiti questa sera ci diranno. Ringrazio sia ovviamente i dirigenti scolastici del primo e del secondo istituto superiore di Augusta che le docenti, le professoresse Ornella Spina, Francesca Scatà, penso ce ne siano altre, spero di non dimenticarle, ecco, perché hanno visto appunto in questo invito, comunque in questa un'occasione per stimolare i ragazzi. Quindi io ringrazio tutti i presenti, i ragazzi oggi so che avete tantissimi impegni, avete le vostre attività, stasera c'è anche la notte bianca al vostro liceo, quindi sicuramente dopo vi sposterete di là. Vi chiedo di prestare molta attenzione a quello che verrà detto questa sera e farne tesoro, perché questa sarà per tutti voi sicuramente un'esperienza educativa. Quindi adesso non voglio rubare più spazio ai nostri relatori e passo la parola a Marco Stella, al nostro Presidente del Consiglio. Grazie.
vabbè, questo lo lasciamo acceso. Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti in particolar modo ai nostri studenti, ai nostri giovani. Grazie agli amici assessori Carrabino e Tringali per questo magnifico cartellone di Maggio dei Libri che sono riusciti a mettere su. Benvenuto al sindaco, per una volta lo faccio io al contrario, perché ci ha raggiunto nel frattempo reduce da una manifestazione al liceo, poi darò chiaramente la parola a lui. Non me ne voglia l'amico Paolo Gianziracusa, ospite continuo, amico prima ancora più che ospite. Stasera l'attenzione per il professore Rossi, che ci degna della sua preziosa presenza, e sono sicuro che ognuno di noi, mi pregio professore di portarle il saluto dell'intero consiglio comunale che mi onoro di presiedere, dicevo, ognuno di noi sicuramente uscirà un tantino più ricco da questa conferenza. Quindi buon lavoro, buon ascolto, e la parola al sindaco. Se riusciamo a fare, ecco così. Allora, buonasera a tutti in questo sempre magnifico salone. Dico, vedo tantissimi giovani e mi si riempie il cuore, devo dire veramente complimenti per la vostra presenza, complimenti, è sempre l'associazione Noi Studenti, anche l'associazione Noi, ci sono studenti del professore Gianziracusa, quindi lo dobbiamo invitare più spesso allora, professore Gianziracusa, se porta tutti questi giovani. C'è anche il liceo Megara, quindi un saluto a tutti quanti, un saluto al professore Gianziracusa ovviamente, che è qui ormai di casa veramente. Poi permettetemi di esprimere grande soddisfazione all'assessore Carrabino e all'assessore Tringali per aver portato ad Augusto il numero uno, perché il professore Rossi è un numero uno nel nostro paese, che oggi sia ad Augusta è veramente motivo di grande orgoglio per noi, perché sono sicuro che stasera ci delizierà con le sue parole e le sue riflessioni sul Caravaggio. Quindi io vi ringrazio tutti i presenti, giovani e meno giovani, e cedo la parola, non so chi deve parlare. Dicevo, sono arrivato in ritardo e chiedo perdono a tutti quanti, perché ero al Teatro Comunale, che c'è la nona notte del liceo classico, e giustamente mi sono dovuto dividere. In realtà c'era una terza cosa che dovevo fare, ho detto che non vado. Grazie e buon proseguimento. Caro sindaco Giuseppe, Pino, Ombretta, Marco, caro professore Rossi, siamo davvero come a casa nostra. Questa per me è una famiglia, attenta, sensibile, una famiglia che ama la propria casa, questa è Augusta. E chi è che ama la propria casa non può desiderare che le cose migliori per la propria comunità. E devo dire che questa amministrazione cammina in questa direzione. Pensare agli augustani è pensare ad Augusta come a un luogo intimo, come a una casa. Questa sera parliamo di un libro che ha un titolo accattivante, Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione, edito dall'editore Paparo. È un libro che potete trovare collegandovi direttamente con il sito dell'editore Paparo, oppure potete richiederlo tramite Amazon. Purtroppo non sempre le librerie sono pronte, diciamo, nella disponibilità dei volumi, ma ormai i mezzi sono diversi, e quindi attraverso il Corriere il libro si commissiona stasera e domani mattina giunge. Dicevo, è un titolo accattivante, ma dentro è ancora più accattivante. Ogni pagina vi stimola a leggere l'altra. E quindi voi inizierete...
dalle prime battute, dalla presentazione del volume e del saggio da parte del professore Rossi, e poi procederete di gran carriera fino a toccare persino Van Gogh. Pensate, poi vi spiegheremo, sarà il professor Rossi a dirvelo, quale può essere l'elemento in comune tra Caravaggio e Van Gogh. Due personaggi, diciamo così, estremi, particolari, con i loro problemi, che hanno lasciato grandi capolavori alla cultura, alla società europea. Professore Rossi, come bene ricordava l'amico Pino Carrabino, ha studiato alla Sapienza a Roma, si è laureato alla Sapienza con una tesi sostenuta dal professore Giulio Carlo Argan nel 1971. Da quel momento però non è uscito dalla Sapienza, perché ha insegnato nel Dipartimento di Storia dell'Arte fino al 2015, quindi praticamente quella era la sua casa. E poi evidentemente ha lavorato anche con altre università italiane e straniere, con l'Università di Viterbo, in particolare con Ca' Foscari a Venezia, e fatto varie pubblicazioni. Io me l'ho fatto un elenco, ma lo trovate facilmente in internet, perché se io ve lo leggessi rischierei di tediarvi, e invece è bello che facciate anche voi una piccola ricerca per scoprire appunto quelli che sono stati i percorsi creativi, narrativi del professore Rossi. Professore Rossi aggiunge il suo pensiero a tutto ciò che già si conosce del Caravaggio. Su Caravaggio, sapete, è stato detto di tutto, è stato indagato da ogni punto di vista. Caravaggio è probabilmente uno degli autori più studiati, perlomeno dalla letteratura artistica contemporanea. Però, sapete, c'è sempre da scoprire un aspetto nuovo della sua personalità, oppure analizzando le sue opere si possono individuare degli aspetti, degli elementi, anche delle figurazioni che prima non si erano notate. Questo perché? Perché è un pittore insolito, non ha niente a che vedere con gli altri artisti del suo tempo, ha particolarità straordinarie. E indagare all'interno del suo percorso pittorico significa appunto trovarsi sempre davanti a delle novità. Perché ne parliamo ad Augusta? E perché, diciamo, sono stato così convinto a chiedere all'amico Carrabino, e quindi poi al sindaco e agli altri assessori, di ospitare questa iniziativa nella vostra città? Sono stato, diciamo così, stimolato dalla presenza della ricetta di Malta. Dovete sapere che Augusta, lo dica a quelli che non lo sanno, ma ormai è di dominio pubblico la notizia, anche perché il bene adesso è diventato proprietà pubblica, Augusta è stata sede della ricetta di Malta. È una struttura importante per l'ordine di Malta. E perché questo? Perché evidentemente il porto era frequentato dai galeoni spagnoli e dei cavalieri di Malta, e quindi i cavalieri di Malta avevano un appoggio importante nella città. Dovete sapere che dopo il terremoto del 1693 Augusta subì danni gravissimi in seguito a quel sisma. I cavalieri di Malta, tramite la ricetta, donarono alla città di Augusta forniture impressionanti di biscotti. Ora, non immaginate il biscotto come lo utilizziamo noi oggi. Era una sorta di grissino piatto che ancora fanno a Malta, lo chiamano proprio biscotto. E quindi, diciamo, la città di Augusta, tramite la ricetta, fu sostenuta in quel momento così difficile. E perché questo? Perché Caravaggio negli ultimi tempi, negli ultimi anni della sua vita, ha frequentato l'Ordine di Malta, è stato anche lui nominato Cavaliere di Malta, e quindi, diciamo, questo legame tra Caravaggio e i Cavalieri di Malta e la ricetta di Malta di Augusta mi ha convinto sempre più a scegliere questa sede e quindi a presentare a voi in prima istanza in Sicilia questo volume. Perché i Cavalieri di Malta? Io, professore Rossi, ho un sospetto, ed è questo. Poi entriamo nella struttura del libro. Io ho un sospetto che i Cavalieri di Malta
non si sono voluti macchiare del sangue del Caravaggio. Io ti ho fatto vedere oggi all'interno della catacomba di Santa Lucia, ti ho fatto vedere una guba, cioè dire una fossa a campana, un buco fatto nella roccia, e da questo buco venivano scavate delle fosse all'interno delle quali in passato si conservava il grano o altre granaglie, legumi vari. Nel Castel Sant'Angelo alla Valletta ci sono diverse gube e il Caravaggio viene rinchiuso dopo lo scontro col Cavaliere di Giustizia e così via, viene rinchiuso all'interno di una guba. La guba veniva serrata con una cancellata di ferro. Il Caravaggio ha il potere, una sorta di Spider-Man del nostro tempo, ha il potere di uscire da questa guba, che è una fossa a campana profonda 4-5 metri e così via. Ha la possibilità di uscire dalla guba, aprire la griglia di ferro, saltare dalla fortificazione del Forte Sant'Angelo, andare fuori, trovarsi all'interno della fortificazione di Malta, perché evidentemente c'è una cinta muraria che chiude tutta la città, ed esce ancora da queste mura, e poi se ne va a mare, trova una barca che lo aspetta, ha fatto anche il biglietto, e giunge in Sicilia a Siracusa. Nella seconda, probabilmente, settimana del mese d'ottobre. Ma come ha fatto? Un condannato, come ha fatto? Allora, io ho sempre pensato, durante così i miei ragionamenti, le mie riflessioni sul Caravaggio, che il Caravaggio non lo voleva toccare nessuno. E nessuno si voleva macchiare del sangue del Caravaggio, neanche il Papa, che poi lo perdona alla fine. E neanche i Cavalieri di Malta, sebbene avessero avuto, diciamo, uno scontro di cui non conosciamo le linee, non conosciamo le ragioni. Quando il Caravaggio giunge a Siracusa, viene accolto subito nella realtà locale dal senatore Vincenzo Mirabella, senatore della città, il quale scrive in un suo testo che lui ha accompagnato il famoso pittore dei nostri tempi, Michelangelo Merisi, e lo scrive. Quindi praticamente era la notizia, era sulla bocca di tutti che il Caravaggio era nel nostro territorio e che dipingeva il seppellimento di Santa Lucia. E i Cavalieri di Malta, che avevano una sede a Siracusa e la ricetta ad Augusta, certamente erano al corrente del fatto che questo pittore era qui. Se avessero voluto acciuffarlo, era un attimo. E invece non è accaduto. E invece è accaduto che il Caravaggio si è potuto muovere in libertà. Ha realizzato delle opere, non solo a Siracusa, anche a Messina, e si ipotizza che avesse frequentato anche altre città in Sicilia. C'è tutto uno studio sulla presenza, probabilmente a Caltagirone, presso il Vescovo Bonaventura Secusio, però sapete, sono studi ancora aperti, quindi non c'è niente di certo. Quindi mi piacerebbe che il professore Rossi, nell'arco del suo ragionamento, ci rispondesse, diciamo, anche in questo senso, per chiarirci questa impressione. Il libro è strutturato con tutta una serie di opere edite e inedite. Ci sono delle opere che un po' tutti conosciamo, sono opere famose, come ad esempio La chiamata di San Matteo, di San Luigi dei Francesi, oppure La morte di Maria al Louvre. Ci sono opere che tutti conosciamo, poi ce ne sono altre meno note, perché il professore Rossi è anche uno studioso che non si limita evidentemente a conoscere quello che già si sa, ma evidentemente entra anche nell'inedito e quindi si fa scopritore di opere che possono essere affiancate a quelle che sono le opere note del Caravaggio. E ce ne sono diverse opere, io mi trovo d'accordo, si può dire, su tutta la linea che il professore propone. Ci sono delle opere
poco note, perché spesso appartengono a collezioni private e quindi diciamo non si vedono in pubblico. Qualche volta le abbiamo viste esposte in qualche mostra e così via, ma poi sono subito scomparse e sono rientrate in quella che è la struttura chiusa delle collezioni private. Però quelle poche volte che queste opere le abbiamo viste, e il professore invece le conosce da vicino, abbiamo potuto dedurre che davvero queste opere hanno il segno pittorico del Caravaggio. Ora, qual è l'elemento attraverso il quale si può riconoscere un dipinto di questo artista? Certo, ci aiuterebbe molto la notizia ricavata dalle carte d'archivio. Ci aiuterebbe molto, noi lo facciamo con la storia patria, ci confortiamo quando evidentemente troviamo il documento che si riferisce a un'opera che noi stiamo studiando, ma spesso non accade. Spesso cerchiamo per mesi e mesi, anche anni, una notizia che possa chiarirci qualcosa. L'abbiamo fatta ad esempio per una chiesa di Ferla, finalmente l'abbiamo scoperto chi è l'autore. Per anni e anni si è detto, è borrominiana, è gagliardiana, è quello. Finalmente abbiamo scoperto il nome dell'architetto, ma Lidia Messina ci ha perso 6 anni per trovare questo documento. Per cui diciamo, spesso la ricerca non porta a niente. E allora quali sono gli elementi che possono aiutare? Gli elementi che possono aiutare sono tanti. Allora, l'aspetto pittorico, quindi l'aspetto tecnico. Un pittore dipinge sempre alla stessa maniera, semmai si evolve, diciamo, dal punto di vista tecnico, diventa più veloce nella realizzazione dei dipinti, ma è una velocità che non trasgredisce a quella che è la bellezza dell'opera e a quella che è la strutturazione compositiva. Per cui l'aspetto tecnico, l'aspetto espressivo. Oppure nel Caravaggio, che è una chiave di lettura del professore Rossi, sono stato molto incuriosito da questa cosa, l'aspetto espressivo attraverso l'autoritratto. Perché dovete sapere che il Caravaggio dipingeva spesso se stesso e non si dipinge per riempire una zona del dipinto, perché a volte dice, sai, gli mancava un modello di riferimento, e allora riempie la zona con un personaggio. No, ci sono delle implicazioni straordinarie dentro, di carattere umano, spesso anche di carattere religioso e così via. Quindi non è inserito a caso all'interno della scena, ma è una presenza significativa all'interno del quadro. E voi lo scoprirete poi attraverso le parole del professore, certamente, ma attraverso poi la lettura più riflessiva che potrete fare del libro. Il Caravaggio è un grande citazionista. Questo è il pittore che viene fuori da questa pubblicazione. È un grande citazionista. Dice il professore Rossi che le sue composizioni sono delle immagini cinematografiche. È vero. Io ho verificato questo genere di atteggiamento del Caravaggio, questa sua particolare predisposizione, con la nostra Sepoltura di Santa Lucia, perché il Caravaggio ha guardato un affresco che si trova a Padova nell'oratorio di San Giorgio. Come l'ho scoperto? Io sono andato alla ricerca di tutte le strutture compositive che riguardassero la Sepoltura di Santa Lucia. Oggi ve ne ho fatta vedere una intarsiata all'interno della Chiesa del Sepolcro. E ne ho scoperto un'antichissima di Altichiero D'Azevio e Jacopo Avanzo, che si trova nell'oratorio di San Giorgio a Padova, accanto alla Basilica del Santo. Il vescovo che entra all'interno della scena entra proprio dallo stesso lato del nostro, del vescovo Saladino. L'armigero che accompagna il vescovo, il chierico all'interno della scena, lei in orizzontale e anche se al contrario e così via. L'ha visto, o ha girato da solo. Il professore Rossi ipotizza che abbia frequentato l'ambiente veneto, perché cita anche delle opere di Tintoretto, Una ultima cena. Ma questo Caravaggio ovunque entrava e dove vedeva, fotografava, filmava. E quindi quando realizza poi le sue opere, il film si svolge. E quindi la sua memoria diventa immagine, diventa pittura.
Ci sono anche all'interno di alcune opere, ma preferisco che ve lo dica il professore Rossi, dei doppi ritratti, cioè il Caravaggio si ritrae due volte all'interno del dipinto e l'immagine si presta a funzioni diverse all'interno dell'opera. Qualcosa del genere io l'ho scoperta sempre nel Seppellimento. Lucia è dipinta due volte, Lucia è il chierico che guarda Lucia morta. E voi sentirete poi dal professore Rossi, c'è Davide che guarda Golia morto ed è sempre Caravaggio, un po' più giovane prima e anziano dopo. Ma non voglio raccontarvi il libro perché altrimenti finisce la curiosità di andarlo a prendere e leggere, perché stiamo celebrando il maggio dei libri e quindi è giusto che ognuno di noi entri in possesso della pubblicazione e se la goda senza avere, diciamo, tutte le notizie sul giallo, diciamo così. Adesso mi piacerebbe che fosse invece il professore Rossi a parlarvi di questa sua pubblicazione, che per me è un'avventura piacevole e mi piacerebbe che tutti i miei amici, insomma, la ripercorressero. Grazie intanto per l'attenzione. Poi o farete voi delle domande o le farò io al professore, sarebbe bello che ampliassimo i nostri ragionamenti così da uscire tutti più ricchi questa sera da questa sede. Grazie. Mi sentite? Sì, naturalmente ringrazio il sindaco, l'assessore Carrabino, l'assessore Tringali, ringrazio l'amico Gian Siracusa per le belle parole. Io ho accolto con molto piacere questo invito perché io sono siciliano, io sono messinese, ho vissuto fino a 19 anni a Messina, quindi sono, vabbè, un nordico però. E quindi il ritornare qui mi ha fatto molto piacere, anche perché sì, torno in Sicilia di tanto in tanto, ma magari non tanto spesso quanto vorrei. E quindi naturalmente ringrazio tutti e voglio iniziare con una battuta, perché quando ho presentato per la prima volta il mio libro all'Accademia di San Luca a Roma, mi è venuta spontanea una battuta che mi è piaciuta talmente tanto che ora la ripeto, anche se so che le battute ripetute poi perdono un po' di effetto. Io ho detto, dopo aver ringraziato gli altri relatori, anche io ho letto il mio libro e anche a me è piaciuto molto. Può sembrare una battuta, ma molti non leggono i libri che scrivono, altrimenti non li scriverebbero, e noi sappiamo anche a chi ci si riferisce. E la seconda cosa, dopo aver scritto il libro, ho aspettato, poi l'ho riletto e devo dire che, vabbè, io sono abbastanza presuntuoso, quindi gli ho trovato molti pregi, ma uno in particolare, che credo che anche sul quale anche il professore concorderà, cioè che io prendo posizione, almeno, cioè il mio libro può, molti non saranno d'accordo, ma io entro nei problemi cruciali, è stato anche definito una monografia per argomenti, cioè io, quelli che io ritengo tutti gli argomenti centrali della problematica caravaggesca, io prendo una posizione netta, quindi non si può dire che io mi tiri indietro. E il primo argomento molto controverso, la mia posizione si comprende già dal titolo, Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione. Quindi Caravaggio, secondo me, ovviamente non solo secondo me, era un cattolico e un peccatore. E c'è molta differenza, questa è una citazione da un mio amico, il professor Papa. Molti interpretano Caravaggio come corrotto, invece Caravaggio era un peccatore, c'è molta differenza tra essere peccatori ed essere corrotti. E come tanti artisti e tanti grandi artisti prima di lui, da Michelangelo anche dopo fino a Pasolini, peccatori cristiani
coscienti di peccare e che però hanno cercato in tutta la loro vita costantemente la salvezza, la redenzione. E altrimenti, questo aspetto centrale della pittura di Caravaggio, che appunto poi il Davide Golia, con cui chiuderò, secondo me racchiude questo elemento più di altri dipinti. Ora questo può sembrare oggi abbastanza scontato, invece c'è ancora chi sostiene che Caravaggio era un ignorante, era uno che dipingeva solo quello che aveva davanti agli occhi. Questa era l'accusa che gli rivolgevano i critici del Seicento, ma era chiaramente un'accusa strumentale. E era sicuramente, vabbè, era un assassino perché ha ammazzato Lucio Tomassoni anche. Diciamo che non era quello che oggi si definirebbe uno stinco di santo, sapete, era probabilmente più che un omosessuale un bisessuale, andava anche a cortigiani, a prostitute, e come del resto la maggior parte dei pittori del suo tempo, frequentava ambienti anche non particolarmente raccomandabili. Ma da questo, ecco, c'è però chi ha voluto interpretare per esempio quasi tutte le pitture di Caravaggio in una chiave omosessuale, e questo è sicuramente sbagliato. Quello cosa Caravaggio combinasse nella vita entra solo in parte, e secondo me in una parte secondaria, nella sua produzione artistica. E quindi il primo elemento da sottolineare è questo elemento della religiosità. Naturalmente non è la religiosità, come dire, bacchettona della Controriforma, ma si schiera. Allora c'erano sostanzialmente due partiti, il partito filo-francese e il partito filo-spagnolo. Caravaggio apparteneva al partito filo-francese e apparteneva anche a quello che potremmo definire anche il partito degli oratoriani, dei filippini, San Filippo Neri, quindi un tipo di religiosità molto avanzata per i tempi. Quindi volendo si potrebbe definire un cattolico di sinistra, se vogliamo. E infatti poi le sue disgrazie cominciano sotto Paolo V, quando invece vince il partito dei filo spagnoli. Quello è uno dei motivi. Riallacciandomi a quanto diceva il professore, sì, sicuramente lui era un peccatore, c'era tanta gente che lo voleva ammazzare, chiaramente i parenti del Tomassoni l'hanno inseguito fino all'ultimo e probabilmente lo hanno ferito poi in modo tale che lui poi è morto anche in seguito alle ferite. Ma era anche una persona protetta intanto da Costanza Colonna, questa figura importantissima. C'è addirittura una voce che potesse essere di tua mamma, la Costanza. Comunque era protetto da alcuni dei più importanti cardinali e prelati e uomini politici romani, come il cardinal Del Monte. Naturalmente questo comportava il fatto che era anche inviso e odiato da coloro che appartenevano al partito opposto. Quindi lui ha sempre vissuto, specialmente gli ultimi anni, con questa continua consapevolezza che lo volevano fare fuori. D'altra parte devo dire che ci metteva anche del suo, perché ci sono tutti i documenti in cui lui litiga in continuazione con tutti. Un altro problema che io affronto è quello della venuta a Roma. Fino a poco tempo fa si dava per scontato che Caravaggio sia venuto a Roma nel 1592-93. Da un po' di tempo è venuto fuori un documento in cui, il primo documento che lo cita, che è del 1595, cioè 96 che si riferisce al 95. Ma ora in realtà questo documento dimostra solo che Caravaggio a Roma era sicuramente nel 95-96, ma questo lo sappiamo tutti, non dice però quando viene. E ora spostare troppo indietro e troppo in avanti, no, la data di arrivo non è possibile, secondo me, perché poi praticamente in pochi anni avrebbe dovuto compiere un numero di opere. Intanto, stando alle fonti, in 2 anni avrebbe dovuto girare 7-8 botteghe, che non era fisicamente possibile. Ma poi anche avere un'evoluzione stilistica così impressionante, voi direte per 2-3 anni, ma
in un pittore che ha lavorato per, dunque dal 93, 15-16 anni al massimo, 2-3 anni contano. E a proposito della religiosità c'è un quadro famoso, la cosiddetta fiscella dell'Ambrosiana a Milano, il famosissima ecco, canestra di frutta che tutti conoscono. E questo è uno dei quadri, no, in cui si dice Caravaggio, vabbè, dipinge quello che vede. Anni fa Maurizio Galvesi ha interpretato questo, questo dipinto in chiave cristologica e allegorica. Ci sono tutti gli elementi dei frutti del peccato e della poi salvezza e redenzione, ancora una volta. È stato all'inizio molto, direi quasi insultato per questo, poi oggi, non dico tutti, ma molti concordano. E intanto io ho studiato attentamente anche con dei amici i frutti, cioè se lui avesse voluto dipingere un cesto di frutta, avesse voluto avere davanti agli occhi un cesto di frutta così, non esisteva, perché ci sono frutti che non si mettono insieme così. La seconda cosa, una canestra quasi identica compare nella uno dei suoi massimi capolavori, che è il quadro di Londra, no, la cena di Emmaus, che ora si trova alla National Gallery di Londra. E lì uno dei critici antichi di Caravaggio, il Bellori, che era molto più lungimirante di tanti critici di adesso, lo critica dicendo: ha messo un cesto di frutta fuori stagione, perché in un evento chiaramente primaverile Caravaggio inserisce della frutta che è diciamo tardo estiva autunnale, ma non è che l'ha fatto per ignoranza, perché voleva ribadire il fatto che non era la frutta che lui poteva avere lì davanti agli occhi, ma doveva rimandare a un altro concetto che era proprio questo del peccato e della redenzione. E questo che sto dicendo si riallaccia appunto ad un altro tema, cioè quello appunto molti sostengono da Longhi. Ora, Roberto Longhi è stato un grande studioso, ha avuto un grande merito quello di scoprire praticamente moltissimi dipinti di Caravaggio, poi naturalmente molte attribuzioni oggi sono state riviste, però è indubbio che chi studia Caravaggio deve per forza partire da Longhi. Però Longhi aveva questa visione, no, quasi di un Courbet anti litteram, che è chiaramente, non è una visione storica, cioè non... E molti seguaci di Longhi però continuano a insistere: no, Caravaggio era ignorante, Caravaggio... Ora, Caravaggio era una persona molto colta, dotata sia di una cultura visiva impressionante, c'è per esempio una sua capacità, quella di riprodurre a memoria, a distanza di decenni, di 10 anni, anche la stessa immagine. Poi approfondisco questo aspetto. Ma anche quando arriva a Roma, ecco, un altro dei grandi misteri, questo del tutto ancora irrisolto: cosa ha fatto Caravaggio a Milano? Non si sa niente. Oggi si dice che già aveva commesso un delitto a Milano, ma anche questo non è, lo dicono alcune fonti, non ci sono documenti che lo confermano. Oggi è venuta fuori quella che secondo me è una invenzione, che lui era andato a combattere in Ungheria. È uno dei motivi, uno studioso vuole come dire, motivare questa assezione, diciamo lui dipingeva bene le spade. Vabbè, ma questo che vuol dire? Cioè Caravaggio sapeva, allora, come io ho scritto poi in un altro articolo, allora lui per dipingere le nature morte doveva avere fatto il cameriere, non c'entra niente questo, cioè sapeva benissimo. A proposito di camerieri, sapete che uno dei processi che lui ha avuto, perché aveva tirato un piatto di carciofi
a un garzone a Roma perché i carciofi erano cotti col burro. Fra l'altro i carciofi cioè lui li voleva cotti col burro, ma giustamente a Roma i carciofi si cuociono con l'olio. Ma lui, essendo milanese, e per dire che non era certo un tipetto facile. Appunto, ancora si sostiene che lui doveva avere davanti agli occhi quello che dipingeva, ma io sono stato recentemente, pochi giorni fa, a vedere una mostra splendida, veramente epocale, a Amsterdam di Vermeer, e Vermeer era un pittore straordinario, rivoluzionario, per certi versi simile da questo punto di vista a Caravaggio, ma nella vita assolutamente diverso, tanto Caravaggio era, come dire, un mascalzone, tanto Vermeer era un borghese, lui fra l'altro pur essendo vivendo a Delft, che è una città chiaramente era protestante, avendo sposato una giovane cattolica, si è convertito al cattolicesimo, quindi questo è un altro elemento che lo può avvicinare a Caravaggio, ma cioè era il tipico borghese per bene, di cui si conosce pochissimo, ma si sa che aveva una vita tranquillissima. Ora faccio questo paragone perché il primo quadro, come dire, veramente vermeeriano di Vermeer è un soggetto che poi molti altri pittori olandesi hanno affrontato, ma lui lo affronta in modo particolare, ed è, si chiama La Mezzana. C'è una giovane bellissima prostituta, giovane, che tiene proprio la mano così, un cliente gli mette i soldi, c'è La Mezzana e un'altra figura. Allora, alcuni tizi che appunto evidentemente non leggono quello che scrivono sostengono che questa giovane era la moglie, perché poi questa figura ricompare altre volte. Ora, pensare che un borghese dimorato di Dio raffiguri per la prima volta poi come una puttana e se stesso come un cliente è sicuramente una cosa che non sta in cielo né in terra. Ma questo lo dico e poi faccio il confronto con Caravaggio, perché il fatto che poi questo volto ritorni diverse volte a distanza di anni, una volta che un grande pittore dipinge un volto, una mela, una natura morta, non ha bisogno di riaverlo davanti ogni volta. Il grande pittore ce lo ricorda e la stessa figura la può con pochi cambiamenti la può ripetere a distanza di anni senza necessariamente avere il modello davanti agli occhi. Se uno non capisce questo non può capire niente della pittura, ma molti si ostinano a non volerlo capire. E a proposito del quadro di Malta, che è uno dei capolavori più straordinari che tutti conoscete, l'unico, come sapete, firmato, che lui ha firmato col sangue che cola dalla testa di Giovanni. Ecco, quella è stata una mia scoperta, su questo posso dire tranquillamente che è una mia scoperta, perché vedete che qui, dietro la grata, compaiono due figure che guardano, e una di queste figure ha una benda in testa, proprio nel punto in cui Caravaggio è stato ferito nel famoso duello, e quindi questo è lui, cioè lui veramente si riproduce se stesso tante volte in chiavi diverse. Il primo autoritratto è il bacchino malato della Borghese, che poi non è malato ma ha questo colore perché è un colore melanconico, quindi è un quadro anche con uno sfondo di tipo alchemico. E poi, vabbè, appunto lui continua, soprattutto in San Giovanni e in San Luigi dei Francesi, scusate con l'autorità, e ancora una volta lui si raffigura dietro. C'è un gruppo di persone che assiste all'uccisione del santo e scappa, e quindi sono quelli che si perdono nel peccato, e lui si volta appena in tempo per salvarsi, per ricevere in qualche modo la grazia divina, e quindi ancora una volta si raffigura come un peccatore che all'ultimo momento cerca comunque la sua redenzione.
Sì, io chiudo il libro con questo confronto con Van Gogh perché mi ha sempre colpito un dato. Ora, sapete tutti che questa ricerca della luce particolare di Caravaggio ha sicuramente è data anche da proprio degli studi, si sa che lui ha dipinto tutto di nero la finestra, aveva particolari modi di usare la luce che filtrava da una particolare fonte, ma anche chiaramente un significato religioso. La luce è la salvezza e le tenebre sono il male, il peccato. In Van Gogh avviene esatto opposto. Van Gogh parte dal nero, dai quadri famosi mangiatori di patate, che sono anche in qualche modo caravaggeschi, e arriva alla fine della sua breve vita, fra l'altro ecco, hanno vissuto lo stesso numero di anni grosso modo, invece che, lo dice poi in una lettera bellissima che scrive al fratello, Van Gogh identifica la morte con la luce, con il sole. Dice, ho raffigurato la morte così, sorridente, falciatore, che arriva e vedete questo falciatore che è la morte, è tutto un quadro, diciamo, seppellito nella luce. E quindi c'è questo rapporto alla rovescia, ma è sostanzialmente questo tema autobiografico ritorna, poi sapete che ecco, Van Gogh si raffigura anche con l'orecchio tagliato, lui dopo la crisi che ha avuto con Gauguin pare che si sia tagliato un orecchio e l'abbia donato a delle prostitute qui andando come regalo, insomma comunque era anche lui un tipo, oggi si definirebbe afflitto da disturbi bipolari, poi lui si è suicidato. E un altro dato che in qualche modo li avvicina è che Caravaggio muore proprio nel momento in cui sta per avere la grazia dal Papa e Van Gogh stranamente si suicida dopo che ha avuto la notizia dal fratello che finalmente ha venduto il primo quadro e sta per diventare famoso, probabilmente all'inverso in Van Gogh questa cosa di non, come dire, ha provocato un turbamento talmente forte che però chiaramente non lo possiamo sapere. Ora, appunto, per chiudere e poi lasciare eventualmente parole al dibattito, il quadro che secondo me racchiude un po' tutto quello che vi ho detto è il Davide Golia della Galleria Borghese. Tutti hanno identificato il Golia, Caravaggio, no? Golia è un autoritratto sicuro di Caravaggio. Fra l'altro un mio amico Marco Bussaglie, che ha scritto un libro, lui lo chiama il Mesio Dens, cioè un dente in più, che è una particolare anatomica, un'anomalia anatomica rara, e i pittori, soprattutto anche lui l'ha studiato per Michelangelo Buonarroti, designa il peccato, cioè quando vengono raffigurate delle persone con un dente in più sono dei peccatori e Caravaggio questo dente in più ce lo mette. Ma allora, quando è stato dipinto questo quadro? Probabilmente uno degli ultimi che lui ha fatto. Da Napoli lo ha mandato a Roma al Papa e soprattutto al nipote del Papa, cardinal nepote Borghese, quando infatti poi si trova ancora nella Galleria Borghese, al nipote Scipione Borghese, che era quello che comandava a Roma, o lo ha mandato, o stava per mandarlo, comunque l'ha dipinto con l'intenzione di mandarlo a supporto della domanda di grazia, perché lui sapeva che tutti i suoi amici, cioè da un lato c'erano questi nemici che lo volevano ammazzare, dall'altro c'erano questi amici che gli volevano far ottenere la grazia. E quindi manda molto probabilmente questo quadro come una ricerca di perdono. Ma a voi vi pare che uno che si vuole fare perdonare si dipinge come peccatore? Dice sì, Papa mi devi perdonare perché sono un mascalzone, non regge questa cosa. Allora
In realtà Caravaggio appunto è il David, il giovane David, che è un autoritratto, più che altro un'autoidentificazione, più che un autoritratto, vedete, e perché se voi mettete la barba e i baffi a questa figura di David è identico all'autoritratto di Caravaggio di San Luigi dei Francesi. Quindi in pratica è se stesso non ancora toccato dal peccato che uccide se stesso come peccatore. Quindi è una sorta di preghiera finale, di atto espiatorio. Lui in pratica taglia simbolicamente la testa a se stesso e la offre in qualche modo al Papa come richiesta e suggello di perdono. E uno dei paradossi che ancora, come dire, rende uno forse dei motivi per cui Caravaggio, al di là della straordinaria pittura, è tanto apprezzato, anche questa sua vita così tragica, è il fatto che appunto in questo dipinto Caravaggio praticamente chiede una doppia grazia, la grazia divina e la grazia umana. Della grazia divina noi non sappiamo cosa è successo, cosa ha fatto il Redentore, non lo possiamo sapere. Sappiamo invece che la grazia del Papa lo ha raggiunto, ma quasi a suggellare appunto questo suo tragico destino, lo ha raggiunto proprio mentre lui moriva sulla spiaggia di Porto Ercole, e come ha scritto uno dei suoi primi biografi e suo acerrimo nemico Giovanni Baglione, con una crudele epigrafe, lui dice: morì malamente, così come male aveva vissuto. Grazie. Grazie professore Rossi. La prima domanda la voglio fare io, ed è una domanda che si addice al pubblico qui presente. La maggioranza sono studenti e loro hanno in mano, sui banchi di scuola e a casa, i manuali di storia dell'arte. E spesso all'interno dei manuali ci sono delle opere che poi a poco vengono eliminate, diciamo, da quello che è il catalogo di un artista. Tu hai accennato a delle considerazioni fatte da Longhi su alcune opere che poi sono state riviste, e quindi probabilmente qualche opera che all'inizio veniva assegnata al Caravaggio poi è scomparsa dal catalogo. Ce ne sono invece altre che vengono aggiunte. E allora chi ci ascolta deve sapere che il professore Rossi ha aggiunto diverse opere al catalogo del Caravaggio, e di una di queste mi piacerebbe che lui ne parlasse, ma non tanto dell'opera, quando invece di quelli che sono le convinzioni sue personali che lo portano a dire che quest'opera è l'archetipo concepito dal Caravaggio. Intanto faccio una brevissima premessa. Di molte opere del Caravaggio esistono copie e repliche. Le repliche sono quasi sempre della stessa misura, le copie possono essere anche più piccoline. Allora, c'è un'opera del Caravaggio che noi conosciamo attraverso una riproduzione bellissima che si trova a Dublino, che è La cattura di Cristo. E invece il professore Rossi ha scoperto l'archetipo che attualmente è in una collezione privata, e mi piacerebbe, ecco, che lui vi dicesse quali sono gli elementi che lo portano a individuare in quest'opera gli elementi originali dell'artista, e che invece questi elementi non si riscontrano in quelle che sono le altre opere che vengono attribuite al maestro. Sì, dunque, ti do questo è La cattura di Cristo. Ora, questo dipinto non sono stato io il primo, devo dire che anche altri grandi storici dell'arte, in particolare uno che è morto da poco, ma è uno dei maestri di studi su Caravaggio, Denis Maun, già lo aveva interpretato come un originale rispetto a quello di Dublino. E uno dei motivi sono proprio le dimensioni del dipinto, perché il dipinto, questo di collezione privata, ha
una dimensione, diciamo, di tipo orizzontale, più rettangolare, mentre quello di Eda, quindi la figura che, questo è il, la prima sul lato sinistro, la figura che fugge, San Giovanni, vedete che è quasi per intero, mentre nella versione di Dublino è proprio troncata. E il Bellori, che dice di avere visto il quadro in prezzo della collezione Mattei, questo era un dipinto che si sa apparteneva a questa grossa famiglia di collezionisti, descrive il quadro proprio in questa versione. Ora è chiaro che potrebbe, questo da solo non può, non è discriminante questo elemento, vedete, perché potrebbe essere una copia, ma vedete qui c'è da un lato una figura quasi intera del San Giovanni che fugge e dall'altra c'è questa figura abbastanza troncata. Poi ci sono dei colori, per esempio il blu, Caravaggio non ha mai dipinto questo blu così intenso. Per cui uno dei motivi è questo di tipo stilistico che mi ha indotto a pensare, ripeto, non da solo, ma io ho approfondito l'argomento, come questo potrebbe essere un dipinto di Geir Hontors, questo pittore olandese, come già attestato dalle fonti. E poi c'è tutto uno studio archivistico che porta a rintracciare attraverso i vari documenti. Ora, bisogna premettere una cosa, che prima si pensava che Caravaggio non replicasse le sue opere, una specie di Paganini, no? Che non fa mai il bis. Invece oggi è accertato che Caravaggio alcuni quadri li ha dipinti più di una volta. E naturalmente poi lì bisogna distinguere, come diceva il professore, tra repliche autografe, copie. Ci sono quadri giovanili specialmente, di cui esistono addirittura 18-20 versioni. Ce n'è uno dello cosiddetto ragazzo che buccia la mela, esistono 18 versioni, nessuna è sicuro che sia l'originale, forse l'originale non c'è più. Io ne interpreto un paio come probabili prototipi autografi, ma sempre in modo dubitativo. C'è adesso uno studioso Whitfield che si è lanciato un po' troppo in là, dice no, ma ci fosse dipinti tutti e 20, perché era, potrebbe anche essere, perché da giovane Caravaggio doveva anche sopravvivere vendendo cose, anche se io non credo a questa favola del Caravaggio morto di fame. Cioè Caravaggio arriva da Milano già apparteneva a una famiglia abbastanza benestante. Se poi era veramente figlio di Costanza Colonna non ne parliamo, ma comunque era un protetto di questa importante famiglia. Ecco, era uno certo che spendeva tutti i soldi che guadagnava, però non era quello che aveva bisogno di andare sempre in giro a raccattare, no? Il soldo per campare. E quindi esistono sicuramente delle repliche che prima si ritenevano delle copie, che sicuramente o molto probabilmente sono da considerarsi delle repliche autografi. In questo caso esistono appunto almeno 5-6 versioni della cattura di Cristo, le tre diciamo accreditate sono questa di Dublino, quella di collezione privata, già ex Sannini, e quella di Odessa, che era stata la prima a essere scoperta, ora poi era stata poi restaurata, non so attualmente dove si trovi, perché era stata poi restituita al museo di Odessa, non so se l'hanno di nuovo, vista la situazione, non so se tu hai notizie ultime su dove si trova l'opera. Comunque, al di là di questi elementi documentari, ecco, soprattutto l'elemento stilistico, per esempio la lampada, vedete qui, ecco, compare l'ennesimo autoritratto di Caravaggio, ancora una volta si osserva come uno spettatore, che ricompare anche nell'ultimo quadro, il martirio di Sant'Orsola, anche lì è una figura quasi identica che lui ripete a distanza di anni.
e poi alcuni particolari, come la mano che sostiene la mano dello sgherro che sostiene il volto di Cristo. Cioè, ecco, vedete, questa è una cosa strana, c'è questa bozza qui della mano, ci sono tutta una serie di particolari anatomici e soprattutto, ecco, il fatto che questo è un quadro più drammatico, al limite il quadro di Dublino è più bello, ma spesso le copie sono anche più belle, certo, nel senso più levigate rispetto all'originale. Questo che io ritengo l'originale ha quella forza ancora proprio quasi brutale che è più tipica di Caravaggio. C'è un'altra opera che è un ragazzo mosso da una lucertola, che quella invece io sono stato il primo a considerarla autografa, e questa. Anche qui esistono, prima ne esistevano due versioni più accreditate, io ne ho individuato una terza, fra l'altro non è, è conosciuto col titolo Ragazzo mosso dal ramarro, in realtà è una lucertola, non è un ramarro. E esistono, quindi questo è un quadro giovanile, se si accetta la datazione, la prima datazione, cioè se non si, come dire, accetta il fatto che lui sia venuto a Roma nel 95, questo è un quadro che è stato fatto nel 94 al massimo, non credo che si possa andare oltre. Esistono tre versioni, due, una di Londra e una di la Fondazione Longhi di Firenze, un quadro appunto scoperto e comprato da Roberto Longhi, e io ne ho individuato questa terza per un particolare che una delle fonti antiche che cita il quadro, il Sandrart, dice che il giovane raffigurato piange. E nelle tre versioni, l'unica che mostra in modo abbastanza evidente le lacrime è questa versione, diciamo, di collezione privata, per cui insieme ad altri tipi di considerazioni anche stilistiche della qualità del dipinto, ritengo che molto probabilmente questa sia la versione autografa. Fra l'altro, uno studioso, non faccio il nome perché siccome lo critico evito di dire, che ha per primo individuato questo quadro, ha fatto un ragionamento che mi sembra molto strano. Lui dice uno dei motivi per cui bisogna ritenere l'opera autografa è questa della lacrima. Allora dice, ci sono questi tre quadri, in questo di collezione privata, che lui considera una replica, dice la lacrima è evidente, dice questo è una replica. In quello di Longhi c'è e non c'è, l'unico in cui la lacrima non c'è per niente è quello di Londra, e allora io dopo aver detto che bisogna che ci abbia la lacrima, dico che l'unico quadro sicuro è quello di Londra, perché un restauratore maldestro gliel'ha levata. Vabbè. E mi sembra molto più logico pensare che il quadro, che ovviamente insieme ad altri elementi, che specialmente la rosa, ecco qui vedete che in questi altri quadri la rosa è appassita, l'unico che ha questa rosa bella evidente è questo di collezione privata, e anche qui ritorna il discorso salvezza e dannazione, cioè questo è stato interpretato in vari modi, come al solito l'interpretazione omosessuale, questo, vabbè. Ma al di là di questo è chiaro che è in questo caso la lucertola segna è anche il peccato, cioè ha sia valenza di tipo moralistico il quadro, quindi la vanità, no, una specie di, sapete, Ercole al bivio, il tema centrale, cioè molti dipinti di questo periodo raffigurano vari protagonisti di fronte a un bivio tra i piaceri e poi invece la virtù.
Ora è chiaro, questo è un giovane che è attirato dai piaceri e c'è questa lucertola che lo ammonisce, no? Sergio, diamo la possibilità a loro di fare questo. Sì, ecco, e quindi questo è uno dei, a proposito degli elementi, quindi ritorna appunto questo tema del colui che si ritrae appena in tempo prima di non essere avvolto dalle tenebre. Bene, se volete potete fare delle domande, il professore è qui e può rispondervi, prego. Si può utilizzare anche, avevamo un microfono ambulante. C'era un microfono... Ah, lì? Mi lascia francamente abbastanza perplessa l'immagine Caravaggio-Van Gogh, perché mi sembra di attualizzare troppo Caravaggio. Caravaggio era sempre figlio della sua epoca ed era parzialmente schiavo della committenza. Invece Van Gogh è stato l'artista romantico, quello libero, quello che non aveva bisogno di piegarsi né al Papa né a un nobile romano, è stato l'artista come noi lo intendiamo, libertà assoluta e in un certo senso anche trascendenza. Quindi vabbè, possiamo che forse anche più mistico dello stesso Caravaggio, comunque entrambi certo grandi artisti. Poi un'altra osservazione su un altro quadro che non si è parlato, è La morte della Madonna, che è il quadro quello che sta a Louvre. In questo quadro Sgarbi dice è un quadro ateo, perché nella morte della Madonna non c'è nessun riferimento a qualche cosa di che consoli, è proprio un quadro molto materialistico, molto, quindi c'è anche questo Caravaggio un po' ateo, per almeno Sgarbi, io almeno avendolo visto dico che Sgarbi ha ragione, ha fatto anche Caravaggio un quadro ateo configurando la morte come ateismo. Grazie per la risposta. Primo aspetto, chiaramente io, questo era un paragone, ma era ovvio che è un paragone per opposti, cioè io sono il primo a sapere che Caravaggio e Van Gogh sono opposti e spiego proprio questo. Che la morte, faccio un confronto per contrario, quindi è evidente che sono due figure storicamente molto diverse, ma hanno anche degli elementi in comune che travalicano le epoche. E invece sul secondo discorso no, assolutamente della morte della Vergine è uno dei quadri più cattolici di Caravaggio, intanto è una Vergine incinta, cioè è evidentissimo che la Vergine è incinta e quindi perché si tiene proprio, ora è chiaro che dipingere la Vergine morta incinta è un quadro che è stato rifiutato, ma cosa è un po' l'opposto della Pietà di Michelangelo, lì è la Vergine, la madre giovane, più giovane del figlio, sapete, no? Nella Pietà del Vaticano questa giovane tiene il figlio che è chiaramente più vecchio di lei, e allora perché lo fa? Perché è tutto un elemento di tipo simbolico, no? Nel caso della Vergine di Caravaggio è esattamente l'opposto, cioè è incinta, sempre incinta di Dio, cioè la Vergine è sempre incinta di Dio perché anche morente, fra l'altro non è morta, è la Dormitio Virginis, si chiama Dormitio proprio perché la Vergine non viene assunta in cielo dopo che è morta, ma è ci sono tutte delle leggende dietro questo quadro, no? Che lui avrebbe raffigurato una prostituta annegata nel Tevere, avrebbe avuto i piedi gonfi, ma quelli sono i piedi gonfi di una normale signora incinta, perché lui ha ritratto
una signora incinta e chiaramente poi l'ha vestita come la Vergine, ma vedete che quale religione, ora la Vergine è sempre la figura della Chiesa, ma quale Chiesa? È proprio la Chiesa dei poveri, la Chiesa dei filippini, degli oratoriani, non la Chiesa, diciamo, trionfante della Controriforma. Vedete, c'è la Maddalena penitente. Questo elemento della Vergine incinta non è stato, non sono io l'unico che lo sostiene, ma non è stato abbastanza evidenziato dalla critica. Invece un altro elemento centrale, cioè è colei che reca nel suo ventre colui che salverà l'umanità, quindi è veramente uno dei quadri più cattolici e anche più pieni di speranza. In questa apparente disperazione totale è proprio questo gesto che fate, un gesto, come dire, molto tenero, se vogliamo, è proprio di una... Spesso le signore incinte si accarezzano, no, la pancia, è proprio un gesto di affetto che la Vergine compie nei confronti di colui che salverà l'umanità e quindi riscatterà queste tenebre, che circonda il dipinto. E tra l'altro non è solo Sgarbi che dice che è ateo, c'è tutta un'interpretazione dietro, ma io su questo sono radicalmente contrario a questo tipo di interpretazione. C'è qualche altra domanda? Qualche altra domanda? No? Va bene. Sì, no, anzi mi... Io volevo solo aggiungere una cosa, sì, avviciniamo questo. Poco fa abbiamo toccato l'argomento repliche, copie e così via, il professore si riferiva a un'opera replicata, credo 15-16 volte, sì. Che è il ragazzo che monda il frutto, la pera e così via. Ne esistono diverse repliche e diverse copie di questo dipinto. Come si fa a riconoscere l'originale? Quali sono gli elementi che ci aiutano a capire qual è l'originale dal punto di vista tecnico? Allora, quando io facevo storia dell'arte a Catania, all'Accademia, facevo un'ora di lezione e un'ora di visione. Dici, ma che visioni facevi? Me ne andavo nei laboratori e vedevo come dipingevano, come utilizzavano i pigmenti. Allora all'inizio si utilizzavano alla maniera antica le terre con la tecnica all'uovo, poi con le sostanze oleose, sempre gli ossi, insomma andavo a vedere. Allora, il pittore che è padrone del suo mestiere, il pittore che sa quello che deve dipingere, non tentenna, ha una calligrafia svelta, veloce e chiara allo stesso tempo. Il pittore che copia invece è stentato, ha una pennellata frenata, quindi possibilmente alla fine la resa, come dicevamo per il dipinto di Dublino, la resa è migliore da un punto di vista, diciamo così, cromatico, compositivo, l'opera, diciamo, appare ben vestita, ben formulata. E magari la brutta copia, fatemi passare questo termine, cioè l'opera istintiva, veloce, è meno appariscente, però è quello l'originale. Il Caravaggio è un pittore che non ha ripensamenti, se ha ripensamenti li corregge direttamente sulla tela, col colore ancora fresco. Quindi voi potete riconoscere quelli che sono i momenti di ripensamento all'interno della sua pittura. Fosse stato invece un artista accademico, ligio a determinati doveri formali, avrebbe immediatamente coperto quello che aveva fatto prima, cioè a dire la bella copia è una pittura stratificata ed è lenta nel suo sviluppo, la bella copia. L'opera originale invece è veloce, è una radiografia e rivela tutto dell'autore e dell'opera stessa. Sì, voglio dire a te le conclusioni. No, è uno, oggi uno degli elementi che si tende a ritenere determinante per capire se un'opera è originale o meno attraverso le radiografie è la distinzione tra correzioni e pentimenti, cioè si tende a dire che il copista non ha pentimenti, i pentimenti
un conto è la correzione, il copista può sbagliare e corregge un dito, corregge un punto del naso. Il pentimento è quando tu dipingi una figura messa così e poi la fai così, cioè ecco, il pentimento è, indica il fatto che l'opera è fatta dal pittore. E per esempio in Caravaggio, in queste opere che abbiamo citato, è pieno di pentimenti, ma anche addirittura si è scoperto, sempre dalle radiografie, ma tantissimi anni fa, uno dei primi quadri che è stato sottoposto a un'indagine radiografica molto accurata è appunto il martirio di San Matteo in San Luigi dei Francesi. Lì si è scoperto che è stato ridipinto completamente e appunto Caravaggio ridipingeva poi sopra. E lì è pieno di pentimenti. Ora è chiaro che più pentimenti ci sono, più questo, diciamo, dimostra che il quadro è stato fatto. È chiaro che non è che un copista si pente e ridipinge un quadro o sposta la testa. Il copista copia, può sbagliare e fa una piccola correzione. Certo, anche questo da solo non può essere considerato un elemento determinante, ma aiuta, insieme ad altre considerazioni, a riconoscere il pittore che appunto dipinge velocemente e soprattutto se, come fa Caravaggio, come faceva anche Vermeer, non fa dei disegni preparatori prima, appunto ci sono pentimenti, in genere il quadro si può ritenere dell'autore che tutti considerano il protagonista. Grazie al professore Rossi per questa magnifica lezione di storia dell'arte. Ho letto e riletto questa pubblicazione, Caravaggio tra salvezza e dannazione, e onestamente quello che mi ha affascinato è stato questa sequenza di cesti di frutta, queste nature morte. E ho trovato, se volete, un auspicio anche per la nostra città, perché tra tutti i dipinti ricorre sempre il tema della frutta. C'è quel quadro conservato a Vienna, al Museo di Vienna, dove al centro l'Eucarestia attorniata da frutta, da spighe. Penso che sia una chiara allusione alla salvezza. E allora pensavo onestamente, caro professore, noi al centro di questo soffitto sicuramente nulla a che vedere con il Caravaggio, abbiamo il trionfo dell'abbondanza augusta, quindi l'auspicio che augusta non manchi mai l'abbondanza. Allora mi piace concludere intanto nel ringraziare lei, nel salutare la gentile consorte, abbiamo avuto modo di condividere tante opinioni ieri sera a proposito anche sulla storia dell'arte, sulla critica, sul nostro territorio, perché il professore è di Messina, la consorte è di Ispica, quindi sono conterranei. Quindi grazie per questa grande opportunità. Grazie caro Paolo per aver voluto Augusta. Augusta, che sai ti vuole bene, ti apprezza per questa vicinanza, per questa attenzione che hai al nostro patrimonio. Quindi un invito ad acquistare Caravaggio allo specchio tra salvezza e dannazione, che contiene anche queste ultime attribuzioni di cui abbiamo detto. Grazie ancora, la parola al nostro sindaco. Non aggiungo altro se non ringraziare il professor Gensiracusa, ma ripeto, lui gioca in casa, e il professore Rossi soprattutto per questa lezione, chiamiamola così, che ci ha regalato stasera. E nel ricordo di questa giornata mi piace donare a lui il nostro gagliardetto, simbolo della nostra città. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.